Ciao Angelica, non so come sono i volumi ancora perché sto configurando il tutto. Allora, no. Il problema che potreste sentire il ventilatore, perché ci saranno 900 miliardi di gradi nella mia camera e quindi ho il ventilatore piazzato su di me. Perché sennò sarebbe impossibile per me registrare o fare cose. Anzitutto ho i volumi al massimo. Allora, nuovo modpack perché così, perché sì. Più che altro perché la breakout la facciamo in questi giorni. Adesso piano piano quando riprendo a fare le live seriamente, perché un po' le ho mollate per il semplice motivo che stavo lavorando in due posti contemporaneamente e quindi non ho avuto, diciamo, il tempo fisico e la voglia, soprattutto fisica, di lavorarci, cioè, di fare video, comunque di fare live. Adesso ho un po' più di tempo libero, la mattina magari potrei montare dei video, ma so che mi sto alzando parecchio tardi perché sono parecchio stanco e quindi ciccia. Per il momento, piano piano, con calma, riprendere il ritmo e poi vedremo. Non c'ho la webcam oggi anche per quel motivo lì, perché c'è un caldo veramente bestia. E quindi diciamo che... Ah, posso scegliere Tini e Lava, che è normale. Vabbè, sceglieremo questo. Io ogni volta metto i cheat perché potrei averne bisogno purtroppo. Perché magari tipo... Cazzo ne so, per qualsiasi cosa... Io consiglio sempre di attivarli perché comunque ci potrebbe essere qualche problema e i cheat ti aiutano a risolverlo. Quindi Volcano Live. E creiamo un nuovo mondo. Vediamo com'è. Questo modpack che un mio amico mi ha detto che praticamente presenta mod nuovissime. Che tra l'altro non ci credo. La mia ragazza... No, ma io sono... Ma cos'è un ingegnere la mia ragazza? Cioè, mi ha montato quei cosi degli Avengers. Io potevo pensarci da solo, no? Invece lei ci ha messo 2 secondi a montarmeli bene. In teoria dovrebbe essere il contrario. Dovrei essere io a fare questa cosa molto più semplicemente, invece no. Allora, carichiamo il mondo che presenta tanta, tanta, tantissima lava. Un bel po' di lava. Ah, i controlli sono anche troppo lenti. Autojump assolutamente. In un mondo pieno di lava non vorrei finirci nella lava. E dovremmo essere all'interno di un di un vulcano. Dato che è vulcano block, però vorrei abbassare i volumi dei blocchi. Ah, non c'è più il rumore della lava, della fottutissima lava. Abbiamo un coltello che non credo ci serva, diciamo, a colpire le cose, perché probabilmente ci darà qualche altro strumento. È un questbook diverso. Abbiamo capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, 4, 5, Automation Challenge. Interessante. Partiamo con la prima. Sono bloccato qui con niente tranne questo libro e questo coltello. Tempi disperati chiamano misure disperate, cioè richiedono misure disperate, penso, credo, comunque spero. Ora, quale organo, come si chiama l'organo di cui non abbiamo bisogno? Basta scherzare, ma io mi devo far del male probabilmente con questo coltello. Vabbè, senza farmi saltare un orecchio e soprattutto senza farmi buttare nella lava. Allora, mi toglie quasi... Cioè, 3 cuori mi dà questo... Sì, vabbè, però... capisci anche tu che sono volumi troppo alti. Facciamo style creator 10%, friendly creator 10%, questo 10, tutto 10. 10.
10 e 10. Ok, non lo rifaccio, sennò probabilmente muoio. Quindi 3 per bon mille. Click to via recipe. Ah, interessante. Ah, così ottengo il bon mille. Buono. Quindi posso fare così, così. Metto Winchester Flash. Cioè la pelle, vabbè. Allora, prendiamoci il kebab. Possiamo anche mangiarlo così recuperiamo dei cuori. Interessantolo. Vudenoe, Breaking Grass Plant, Not Block. Will occasionally drop stick. Quindi praticamente se noi facciamo il grass e la distruggiamo, potremo, che io non sento rumori perché